31 anni senza Giancarlo Siani, che da questa mattina torna a vivere attraverso un murales che ritrae il suo volto, inaugurato dal fratello Paolo Siani in via Romanello. È iniziata così la giornata per ricordare il cronista ucciso quando aveva 26 anni, organizzata dalla Fondazione Polis, dall'Ordine dei giornalisti della Campania e da Libera. Sindaco, in una giornata del ricordo così tanto meravigliosa, lei nel suo discorso ha toccato un punto molto delicato ancora esistente, ovvero il tema dell'indifferenza. Sì, bisogna ricordare Giancarlo non solo perché è doveroso, ma perché non accada mai più quello che è accaduto a Giancarlo. Quindi nessuno deve rimanere indifferente di fronte ai temi della camorra e anche dei rapporti tra la mafia, la politica e le istituzioni. È stato un giornalista coraggioso che non aveva paura e ricordiamolo che era un precario che è stato anche molto isolato all'epoca e forse proprio per questo è stato individuato come un bersaglio da fare fuori. È appena cominciata questa inaugurazione di questo murale che è davvero straordinario, perché su quel muro che ha visto Giancarlo crescere e che ha visto Giancarlo morire, su quel muro che era diventato un muro brutto, imbrattato, trascurato, quel muro oggi rivive con il viso di Giancarlo, per cui chiunque passerà per andare in metropolitana e tutti gli abitanti di quel palazzo dove Giancarlo ha vissuto 26 anni non potranno non ricordare Giancarlo, non ricordare una vittima innocente e non arrabbiarsi anche come me un po' ogni giorno per questa cattiva fatta a Giancarlo e quindi provare a riscattare Giancarlo e la città. Il sindaco ha toccato il tema sensibile dell'indifferenza che esisteva allora e che purtroppo esiste ancora oggi. E perciò servono i segnali, perciò serve questo murale, perché chiunque passi da quel posto riconosce il viso di Giancarlo e un po' si deve indignare, un po' si deve arrabbiare, perché io so che c'è qualcuno che si è lamentato di questo murale, si è lamentato di essere costretto ogni giorno a essere un po' triste, ma noi questo vogliamo, vogliamo che la gente ricordi Giancarlo e tutte le vittime innocenti, perché è un'ingiustizia che non può essere sanata né col tempo né con null'altro, ma solo lottando per evitare che si facciano altre vittime innocenti.